Ciao ragazze, buongiorno a tutte. Oggi parliamo di uno tra gli antiossidanti più famosi in assoluto. Parliamo del ginseng, ovvero in realtà la sua nomenclatura inci è Panax ginseng. E sapete cosa significa Panax in latino? Significa un po' il curatore di tutti i mali, no? È sempre stato visto dalla medicina cinese in questo modo. Adesso andiamo un po' a conoscerlo. Il ginseng è una pianta piccola con delle bacche rosse. Cresce in genere in clima dove c'è un clima molto freddi, Corea, Siberia del Nord, e viene proprio utilizzata principalmente come cura in generale, sia dal punto di vista cosmetico, ma anche poi lo vedremo a livello di salute, proprio come antiossidante. Per la sua rarità, perché è una pianta molto, è una radice molto rara, il ginseng, veniva utilizzato nel 1902 addirittura dai medici cinesi solo da una strettissima cerchia di fortunati, perché aveva un costo esorbitante. Tant'è che ho letto una cosa carina, il sindaco di Pechino, pensate, ai tempi aveva valutato il ginseng come, e aveva detto riguardo a questa radice, vale tanto quanto l'oro, no? Proprio perché era ricercatissima, era molto difficile da trovare e appunto solo pochi eletti della borghesia potevano usufruirne. Cosa contiene il ginseng? In realtà contiene vitamine B1, B2, vitamina C, oligoelementi, contiene il fosforo, il calcio, il magnesio. Per quel che riguarda l'utilizzo che possiamo farne, al di là di quello cosmetico, che adesso ovviamente ve ne parlo, sapete che è più energizzante del caffè. Per esempio aiuta tantissimo la memoria, la concentrazione, perché deve studiare, perché deve effettuare magari un esame, quindi serve lo studio, serve la concentrazione, è indicatissimo. Adesso però andiamo a capire quello che interessa a noi. Nella parte cosmetica, l'utilizzo cosmetico del ginseng viene, diciamo, impiegato tantissimo nelle creme anti-età, perché è un antiossidante, quindi va benissimo nei casi di radicali liberi, contro i radicali liberi, oltre, ragazze, a stimolare moltissimo il microcircolo, ha una funzione di stimolazione circolatoria fondamentale e importante. C'è da aggiungere poi che diversi studi, pensate, hanno dimostrato come il ginseng attivi un rilascio ormonale di un ormone particolare che è il cortisolo. A sua volta questo ormone ci aiuta tantissimo nei casi di stress importante, fisici e psichici, quindi il cortisolo è fondamentale. Il ginseng aiuta proprio la produzione di questo ormone. Dove si trova però? Dove possiamo reperirlo il ginseng? In qualsiasi erboristeria lo trovate in tantissime formulazioni, secco, liquido, lo trovate in infusi, in tinture madre, anche in capsule, quindi è reperibile in più situazioni, ovviamente all'interno di cosmetici. Quindi potete anche integrarlo non solo nel prodotto cosmetico, ma anche per bocca o come integratore proprio alimentare. Allora ragazze, fatemi sapere se assumete solo il caffè al ginseng oppure se lo assumerete da qui in avanti anche per, diciamo, motivi estetici e cosmetici. Io me lo auguro tanto perché vi farà sicuramente molto bene. Un bacio e alla prossima!